Ciao a tutti ragazzi, siamo qui oggi per l'introduzione a un breve tutorial su come velocizzare la nostra composizione su Ableton. E in questo tutorial vedremo come utilizzare la tastiera, ed esclusivamente la tastiera, per scrivere su pianerole, per velocizzare appunto la composizione di melodie. Andiamo quindi a creare un pianerole. Ricordo subito i tasti veloci per Mac, e la differenza tra Mac e Windows è solo che con Mac dirò command, con Windows basterà sostituire command con control. Clicchiamo quindi command shift M per creare una traccia della lunghezza dello spazio selezionato. Cominciamo a vedere. Ci clicchiamo sopra due volte e apparirà il nostro piano roll. Per creare la prima nota clicchiamo semplicemente dove vogliamo crearla, no? Ok, siamo qui. Come facciamo ad allungare la nota? E senza utilizzare il mouse, premiamo Shift e freccia destra. Per spostarla, premiamo freccia su e freccia giù. Per spostarla di un'ottava, Shift freccia su e Shift freccia giù. Semplicissimo. Per fare un'altra nota e duplicare appunto questa nota, ci basterà cliccare Command D. Possiamo per esempio creare una semplice melodia facendo così. Utilizzando solo questi tasti siamo quindi in grado di creare semplici melodie molto velocemente. Poi per ricopiarla magari ci basta prendere e selezionare le precedenti note scritte, cliccare Ctrl D per ripeterle e magari spostarle su di un'ottava, ripetendo questi procedimenti appunto. E la composizione diventa veramente molto più fluida dopo un po' che si cominciano a utilizzare questi tasti. E altro piccolo suggerimento è l'unione di molti pianoroll. Per esempio, se abbiamo tanti pianoroll diversi che ci abbiamo comodo tenere magari tutti attaccati, è brutto anche da vedere. Da vedere sono brutti tutti separati. Per esempio, se non ci basta l'automazione del pitch o per qualsiasi altro motivo, ci basterà cliccare Command J per unire tutti i pianoroll. Questo vale anche per le tracce audio. Un altro piccolo consiglio è sulle tracce MIDI e sul pitch. Per spostarlo di un'ottava ci basta sempre cliccare Shift su e Shift giù. Spero che questo breve video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Vi avviso che mi sta arrivando il Launchpad, quindi in uno dei prossimi video sicuramente spiegherò il Launchpad e spiegherò come utilizzarlo. Dato che me l'aveste chiesto in molti, ho deciso di acquistarlo. E appunto lo presenterò in uno dei prossimi video. Grazie a tutti, ciao, alla prossima!